Ok, sono mutato, smutato, quindi dovreste sentirmi. Siamo di nuovo al secondo appuntamento di questo webinar sull'amministrazione di OpenStack. Ci siamo attrezzati anche con potenti mezzi in HA per evitare le problematiche tecniche che abbiamo avuto l'altra volta. Speriamo che tutto funzioni questa volta e vediamo un attimo di continuare da dove avevamo lasciato. Allora, velocemente rivediamo quello che abbiamo detto la volta scorsa. Abbiamo fatto un'introduzione su quello che è OpenStack, su come l'abbiamo coniugato nel nostro istituto dentro GAR, e abbiamo parlato principalmente di identità, quindi Keystone, di messaging, quindi Rabbit, e abbiamo fatto un bel giro su Nova, che ci ha fatto in qualche modo da cicerone il nostro caro Alberto, che è qui con me stamattina, come l'altra. Quindi vi ricordo con qualche colore, qualche immagine, la modalità che noi in GAR abbiamo adottato per questo tipo di framework. Quindi per noi OpenStack è la complessità e quello che vogliamo fare e quello che riusciamo a fare è offrirla in maniera semplice agli utenti, come l'acqua calda e la caldaia. Vi abbiamo più o meno portato in giro per i nostri quattro layer, dalle risorse fisiche fino agli application service, mostrandovi un po' quello che sono i nostri sistemi di automazione mediati da dei tool di Canonical, nominalmente Maas e Juju. E abbiamo parlato un po' di quello che è OpenStack, questo ombrello su una serie di progetti, dei quali ne abbiamo cominciati a vedere alcuni. E poi abbiamo cercato di trovare un filo conduttore, quindi il filo conduttore è stato quello che è l'esperienza utente, appunto, quindi il provisioning di una macchina virtuale, seguendo un po' tutto quello che succede nei vari componenti, a partire dall'autenticazione e dall'autorizzazione che appunto fa Keystone, del quale abbiamo visto, se vi ricordate, i vari backend, quindi le API e tutto quello che serve per rendere sicuri i nostri client, nonostante non lo siano, quindi il meccanismo di autenticazione a token, dove i vari servizi rimbalzano. Io non vedo più Alberto, però vedo me. Sono io? No, vedo di nuovo Sono, ci Alberto. sono. Ho chiuso un Ok, ciao. attimo che ho avuto un contrattempo. Va benissimo, ti ringrazio. Io ho sempre l'ansia, come sai, che si ferma tutto e quindi Funziona benissimo, vai. mi preoccupo se non ti vedo. Quindi va bene, meccanismo di token, i client non possono essere, non sono trusted perché chiunque può mettere un client ovunque e quindi ogni servizio si deve premurare attraverso un meccanismo di rimbalzo di messaggi fondamentalmente di POST e GET REST. Che le chiamate siano effettivamente valide. E siamo arrivati al motore, quindi alla nostra Chevrolet Nova del 72, che è quella della foto, macchina che insomma io ho guidato negli Stati Uniti in versione rosa shocking, e quando ero molto più giovane di adesso. Nova, abbiamo visto più o meno come l'utente attraverso l'API o attraverso la dashboard contattano, attraverso la Clio, attraverso la dashboard contattano le API di Nova. L'API di Nova, dopo aver validato con Keystone la richiesta, attraverso il meccanismo di token, validano in qualche modo i parametri relativi alla cloud, interrogando il proprio DB, se la richiesta può essere processata in funzione di quello che sono le risorse disponibili, in funzione di quello che sono le autorizzazioni dell'utente, il meccanismo che si innesca è quello di inserire nelle code che ormai tutti conoscete di Rabbit e del messaging un messaggio che asincronamente viene parsato dallo scheduler, che a sua volta contatta il Nova DB. Applica i filtri, seleziona un compute, quindi una macchina fisica dove ci sarà un hypervisor, e questo era diciamo così, per ricordarvi un attimo il sistema di code, e inizia il processo di creazione della macchina virtuale all'interno del nodo compute, pilotata dal servizio Nova Compute, che fa varie cose, quindi abbiamo visto contatta l'hypervisor, quindi di fatto l'IVIRT, Virsh,
crea una macchina virtuale e contatta i vari servizi attraverso le API, quindi fa una query al Neutron per allocare il networking, e questo lo vedremo un po' più in dettaglio, diciamo la parte sottostante del networking la vedremo proprio oggi un po' in dettaglio, fa una query a Cinder per allocare i volumi, e anche questo lo vedremo un po' in dettaglio, e fa un fetch dell'immagine per creare la macchina virtuale che abbiamo chiesto verso Glance. Passa tutte le informazioni delle quali fa il retrieve all'hypervisor, e l'hypervisor inizia la creazione dell'istanza, e questo anche, l'abbiamo visto grazie ad Alberto la volta scorsa, confluisce tutte queste informazioni nell'XML che si può leggere semplicemente andando sul compute responsabile della creazione della macchina e parsando piano piano, passo passo, tutte le informazioni che sono all'interno, dal seriale del volume che viene attaccato, al MAC address, al bridge al quale l'interfaccia virtuale viene collegata, e così via. E quello che abbiamo fatto per dare un'idea di quello che è questo strumento è spostare tutte queste informazioni, tra virgolette, quindi la macchina virtuale stessa, o meglio, non spostare la macchina virtuale, ma spostare il mondo sottostante. Quindi cambiare, migrare live la macchina, quello che abbiamo fatto in chiusura, credo, la volta scorsa, Alberto, e da un computer all'altro, con il meccanismo di marcare la RAM dirty, eccetera, eccetera, a un certo punto la macchina viene spenta e riaccesa sull'altro host, un RARP conserva, cioè richiede l'IP, e tutto procede come se nulla fosse successo. E se vi ricordate, Alberto vi faceva vedere proprio, non so se era un date, insomma, un processo che non si interrompeva mai, nonostante in realtà sotto la macchina fisica veniva scambiata. Ok, quindi oggi cominciamo da Glance, dalle immagini. Quindi io ho messo questa foto che è un po' il casting, il casting in inglese, il calco della macchina virtuale che noi chiediamo, viene fornito e richiesto da questo servizio che si chiama Glance, servizio di imaging, che fa tre cose principalmente. Fondamentalmente permette all'utente di fare un discovery delle immagini attraverso il endpoint, registra le immagini che gli amministratori mettono a disposizione, ma anche quelle che gli utenti mantengono, perché anche un utente può creare un'immagine e tenerla privatamente per i suoi scopi, quindi registra tutte le immagini che vengono create all'interno dello zoo OpenStack, e poi quando viene chiamato attraverso le API da Nova fa il retrieve, cioè in realtà permette il retrieve di queste immagini virtuali verso il nuovo compute. L'architettura è abbastanza semplice, quella che vedete qua sotto, o con l'altro dito, qua sotto, e fondamentalmente ha un API, come tutti i servizi di OpenStack, che comunica verso quello che sono uno storage adapter, quindi un servizio di storage che tipicamente può essere declinato in varie versioni. Nella nostra versione poggia su Ceph, e questo credo che Alberto fra poco ve lo farà vedere, e ha un registry che si poggia su un DB per tenere traccia di tutto quello che succede. I formati delle immagini che possono confluire nello storage adapter di Glance, quindi all'interno del Glance, sono i più svariati in realtà, principalmente per una questione di compatibilità, ovvero tipicamente i formati sono QGAO2 o RAW, però ci sono una pletora di possibilità legate principalmente alla migrazione da altre cloud verso la cloud OpenStack. In particolare quello che a noi credo che sia capitato più spesso, soprattutto all'inizio, che avevamo un certo numero di servizi su VMware, è stato dover convertire immagini UHD, quindi tipicamente di dischi in formato VMware, verso QGAO2. Comunque, insomma, supporta un certo numero di formati di dischi. Adesso, in generale, lo storage di OpenStack, di che cosa parliamo? Parliamo di tre tipologie. Ci sono storage cosiddetti ephemeral, effimeri, non so se è una buona traduzione, ephemeral, quindi li continuiamo a chiamare col termine inglese, che è uno storage che completa il suo ciclo di vita quando la macchina
viene, cioè il ciclo di vita coincide con quello della macchina. Quando la macchina viene terminata, lo storage con lei. E tipicamente è accessibile come un file system locale all'interno della macchina, ed è la cosa importante è che è managed, è amministrato dalla parte di Nova. Quindi è quello che forse, che a breve vi facciamo vedere con una demo più che con un hands-on, purtroppo, che vi ritroverete sul computer fisico che ospita la macchina virtuale. C'è uno storage a blocchi, poi, tipicamente, e uno storage a oggetti all'interno di uno stack. Lo storage a blocchi è gestito tipicamente dal servizio, dal servizio di Cinder, che può avere un certo numero di backend che adesso vi faccio vedere, e lo storage a oggetti, per compatibilità con quello che erano i pionieri, insomma, quindi Amazon S3, è gestito da Swift, che è una libreria compatibile con S3. Allora, prima di questo, anzi, nel frattempo, vi chiederei di andare su menti.com, che ho dimenticato di dire all'inizio, fra l'altro. Abbiamo sempre questo tool, Mentimeter. Il codice lo vedete costantemente che cicla sotto alle nostre faccione e alle slide, ed è 84 83 63 4. E lì costantemente potete porre domande, mentre vi vengono in mente se siamo poco chiari, eccetera, perché non vedendovi, insomma, è difficile poi avere anche feedback. Però vi chiederei anche, di tanto in tanto vi chiediamo, per tenervi svegli, di rispondere a qualcuna delle nostre domande, e per avere un po' un'idea di quello che sia le vostre conoscenze pregresse, eccetera, eccetera, in modo che non, magari non vi tediamo troppo su cose che già sono arcinote, o viceversa, spendiamo un po' più di tempo su cose che possono essere di maggiore interesse. Quindi, nel frattempo che voi rispondete, noi continuiamo il nostro giro all'interno della creazione della macchina virtuale attraverso i vari servizi. Quindi abbiamo detto, il Nova Compute contatta il nostro Cinder per avere un volume, una fettina di block storage attraverso un indirizzo iSCSI da passare all'hypervisor, e Cinder funziona con un'architettura che è molto simile a tutti gli altri servizi. Quindi fondamentalmente c'è un API, una coda di messaging e uno scheduler che comunica col DB, più alcuni back-end, che sono appunto il back-end per i volumi, per i backup, e che adesso vi spiego per quale motivo sono separati. Allora, fondamentalmente Cinder si occupa di fare tre cose, quindi di mettere a disposizione i volumi, che sono semplicemente dei block storage, dei device, compaiono come device all'interno della macchina virtuale, read-write, e questi si possono attaccare come storage secondari in qualunque numero su qualunque macchina, anche dopo averla istanziata. E può essere anche in realtà lo storage di root, di boot, sul quale viene inizializzata una macchina virtuale all'avvio, quindi da dove parte la macchina virtuale, che fino a poco tempo fa, fino a quando ve l'abbiamo fatto vedere l'ultima volta, era in realtà, se vi ricordate, uno storage volatile che era gestito da Nova e risiedeva sul computer. E poi vi dico perché forse è più comodo avere una macchina su volume, per virgolette, come la chiamiamo con Alberto e gli altri. E gestisce gli snapshot, che sono dei in qualche modo una fotografia in un certo momento del volume del quale viene fatto lo snapshot, a scopo principalmente di backup, tipicamente, e i backup, cioè può archiviare la copia del volume stesso. La differenza tra gli snapshot e i backup è sottile, e lo snapshot in qualche modo è fatto a delta, quindi diciamo è il tipico meccanismo per racchiudere tutte le differenze fra un blocco di storage e quello che è al tempo successivo, diciamo. Non so se... Guarderei un attimo il risultato
del sondaggio, così ci... grazie Eleonora. Quindi la domanda era: che tipo di storage usate nelle vostre VM? E sembra che insomma tutti, non tutti, insomma la maggior parte dei pochi che hanno risposto sono orientati al block storage, quindi benissimo. Avete già capito il trucco di Nova e Cinder, direi che possiamo anche passare oltre. Ok, allora io tornerei un attimo, grazie, alle nostre slide. Quindi i driver del nostro Cinder Volume sono praticamente tutto lo scibile in ambito storage noto e non noto all'uomo, perché molti di questi io l'ho letti per la prima volta e sentiti quando abbiamo iniziato il nostro percorso OpenStack. Quello che viene un po' indicato dalla freccia è quello che viene usato in GAR. Quindi noi poggiamo Cinder su un backend Ceph. Allora, quello che vi farà vedere adesso Alberto è proprio in parte anche questo. Quando un'istanza viene istanziata, quando viene avviata, l'immagine che viene da Glance viene copiata e salvata, tra virgolette, in locale sul computer. E ci sono un po' di trucchi, cioè di trucchi che non sono evidenti, ovvero di informazioni nascoste che non sono evidenti e che adesso Alberto vi fa vedere. Però la cosa che voglio sottolineare adesso è che il formato del file che l'hypervisor in qualche modo scrive nell'XML è un QGAO2, ma quello che vedrete è che in realtà il file di back, di backup, non di backup, di appoggio, il formato del file di appoggio, in realtà se si va a guardare bene, come adesso vi fa vedere Albert, è un file raw. Ed è importante anche capire questa differenza, visto che molti di voi usano già, hanno capito questo trucco di usare il block storage piuttosto che un ephemeral storage. Quelli che non l'hanno capito, cercate di fare caso a questa peculiarità, nel senso che Nova salva in locale il disco della macchina virtuale, nel caso ephemeral, che vuol dire che siete voi a dover ridondare in qualche modo, o comunque preoccuparvi, o comunque sapere che quel disco, nel momento in cui ci sarà un problema, non funzionerà, la macchina è completamente persa. Questo piccolo stack che c'è qui in alto a destra, e fondamentalmente è la modalità con cui abbiamo ridondato il volume su cui viene il file system, su cui viene salvata anche la parte ephemeral in GAR, cioè poggiandolo, o comunque quello che si può fare, poggiandolo a sua volta su Ceph. Questo, fra l'altro, è facile da fare attraverso Juju. Adesso Alberto forse vi dice due parole anche su questo. E, de fatto, il processo è lo stesso di qui sopra, quindi il Nova Compute chiama l'hypervisor attraverso l'invirt chiama QEMU, e QEMU invece di generare un backing file, quello che fa è passare attraverso le librerie di RBD e di RADOS per chiamare il volume Ceph. E chiederei a Eleonora di switchare sullo schermo di Alberto. Ah, grazie, di nuovo vediamo quello che è successo. Ok, abbiamo visto per un attimo che comunque il block storage è quello più gettonato. Io intanto sono smutato. Sei smutato. Mi sentite? Sì. Sì, buongiorno anche da parte mia, non ho salutato prima perché ero mutato. Ok, quindi facciamo una pausa demo. Facciamo una pausa demo. Facciamo vedere un po' di Cinder, un po' sì. Se vedete anche il mio, dovreste vedere anche il mio schermo, e anch'io farei una piccola digressione veramente veloce. Vi ricordate, vi abbiamo mostrato la dashboard che è il punto di accesso degli utenti, anche degli amministratori, ma soprattutto degli utenti alla piattaforma cloud.
E abbiamo fatto vedere la volta scorsa e nei webinar scorsi come si fanno le macchine virtuali, come si creano i volumi, e adesso vediamo un po' dietro le quinte questo mondo, quindi dal punto di vista di un amministratore. Allora, qua sono entrato sulla dashboard come un utente user, come vedete qua, e abbiamo creato due macchine, una tra l'altro ha indirizzo pubblico, vi ricordate anche che bisogna aprire tramite il security group l'accesso alla macchina virtuale se vuole raggiungere la macchina virtuale dall'esterno, e quest'altra macchina invece, VMTrack, non ha indirizzo pubblico, quindi per adesso resta isolata nel suo mondo. Ha indirizzo 10.10.10.10.17 sulla sua rete privata. In più, una cosa che non si vede immediatamente, questa VM, come diceva Alex, è stata fatta con su storage ephemeral, mentre quest'altra, la MyUbu, è fatta su storage su volume, quindi utilizzando Ceph. Questo passiamo adesso sulla shell. Io ho lo schermo intero, quindi non mi vedo, non vedo lo schermo. Alex, se c'è qualche, se non si vede bene, se c'è qualche problema, dimmi. Okay. E proviamo a vedere intanto, vi ricordate anche questi comandi, server list -all, l'amministratore ha la possibilità di vedere tutte le macchine presenti sulla regione su cui ha caricato le proprie variabili di ambiente. E infatti, ecco qua, l'amministratore vede che ci sono tre macchine, le due che abbiamo visto prima, che sono quelle create dall'utente, poi una admin VM che è stata creata dall'amministratore, evidentemente, come dice il nome. E concentriamoci sulla VM Track, quella di prima, quindi facciamo un OpenStack server show, l'ID della macchina, e qua OpenStack ci mostra una serie di informazioni che già un utente normale non può vedere. Intanto vediamo dove è stata installata questa macchina, su quale dei due computer che abbiamo sul nostro clusterino, che vi ricordiamo è composto interamente da macchine virtuali, quindi è un cluster virtuale, è una macchina virtuale su macchina virtuale. Il computer si chiama CT1VM04R2S06, il nome che gli abbiamo dato, e il nome di Virsh, quindi l'ID di libvirt, che serve poi per entrare sulla macchina, diciamo, per avere maggiore informazione della macchina, è instance 000C. Ricordiamoci il C. E vediamo in fondo i volumi attaccati. Qua ne vediamo uno, nonostante la macchina, vi avevo detto che sia ephemera, perché a questa macchina è stato attaccato un ulteriore volume Cinder, di tipo non ephemera. Se facciamo OpenStack volume show, l'ID del volume, abbiamo le informazioni sul volume, intanto l'ID, che è una cosa che ci servirà dopo, non vi ricordate l'ID perché è impossibile. Comunque vediamo che il device che presenta questo volume è DevUDB. Questo ci fa capire anche che il volume è un volume secondario, perché altrimenti sarebbe VDA. Ok, quindi abbiamo tutte le informazioni. Ritorniamo su. Il computer è CT1VM04. Adesso ci proviamo ad accedere al volume, al computer. Vi ricordate, noi usiamo Juju per costruire il tool di automazione della piattaforma, è Juju. Quindi tramite Juju, questo client è sia client Juju che client OpenStack, e quindi riusciamo a gestire sia il livello di infrastruttura che il livello OpenStack da un singolo client. Ok, entriamo sulla macchina che abbiamo detto prima, era, ok, io ho una memoria di un pesce rosso, VM04. VM04 è questa, è l'ID Juju, la machine ID che vede Juju è 7, quindi facciamo Juju SH7. Non entriamo perché dobbiamo caricare la nostra chiave privata con questo comando che dovreste già aver visto nei webinar precedenti. Riproviamo.
e siamo sulla macchina. Diventiamo root e facciamo virsh dist. Questa è la nostra macchina, la macchina che stiamo investigando, su cui stiamo facendo l'investigazione. Virsh dump xml 5 pipeless ci mostra come virsh, come libvirt vede la macchina, come un file XML. Cerchiamo disco e qua vediamo i nostri due dischi. Eccolo qua. Abbiamo il disco di sistema, vedete che ha come device, il nome di device è VDA, che è un file, come dicevamo prima, è un disco ephemeral. E questo cluster è stato costruito con in configurazione tale per cui il backend dell'immagine ephemeral è un file che sta su questo computer. E come vi diceva Alex, c'è la possibilità di configurare anche il backend delle macchine ephemeral su Ceph. E questo è stato fatto sul nostro cluster di produzione. Diciamo, di default, i bundle che sono disponibili, diciamo, sullo storage Juju hanno il backend ephemeral su disco. Il secondo disco, invece, è un disco Ceph, e qua la descrizione, diciamo, vediamo cosa... come è fatto. Semplicemente vediamo qua che il protocollo è RBD, quindi accediamo tramite il client RBD. Il nome del volume è questo, è sul pool CinderCeph e il disco si chiama volume con l'ID del volume. Se ricordate iniziava con 611, quindi è proprio questo. E l'unico punto di contatto con Ceph sono i monitor Ceph, i CephMon, che per questioni di ridondanza sono tre, e sono tre su tre macchine, anzi, credo che siano, non mi ricordo come è stato fatto, quindi, diciamo, è bene che stiano su macchine diverse, per semplicità potrebbero anche essere sulla stessa macchina, comunque sono raggiungibili tramite questi tre indirizzi. Ok, e visto questo, vediamo semplicemente un paio di comandi per accedere ai volumi. Intanto questo può essere anche interessante. Sui Nova Compute le macchine virtuali corrispondono a una directory che è var lib nova instances e poi l'id dell'istanza. Adesso l'istanza, vediamo se riusciamo a recuperarla, è questa, questo qua, vedete? Inizia con B02, quindi dovremmo trovarci una directory che inizia, infatti, vedete? B02. Qua c'è tutto quello che serve a libvirt per gestire l'istanza. Intanto il log della console e poi, essendo un disco ephemeral, vediamo, abbiamo proprio un file che si chiama disk, che è il disco di sistema della macchina. Vedete? Appartiene a libvirt uqemu. E a questo punto, se diamo il comando virsh dom, che sarebbe dominio, blk block dist, l'id dell'istanza, che è, non so se me lo completa, quindi dobbiamo ricordarci come si chiama, eccolo qua, quello che finisce con C. Vediamo che ha due dischi, e uno è il disco... fisico, il file sulla macchina, e l'altro invece è un disco Ceph. Un altro comando è virsh dom blk info disco. Ops. Dobbiamo anche dare il nome dell'istanza, quindi diamo il nome dell'istanza e il disco e vediamo la capacità, un po' di informazioni in più. VDB, stessa cosa per VDB, e dai, no, dovrebbe essere VDB, ok, stessa cosa, le dimensioni dei due dischi. Se vuoi anche stat. Uno stat, sì. Infatti, ho dato tilde di troppo,
E qua abbiamo anche l'uso corrente, la fotografia dell'uso del disco. Abbiamo anche error. Che auspicabilmente sarà vuoto. Ops. Non ci sono errori. Ok. Ok, l'ultima cosa che vi farei vedere è l'accesso a Ceph. I compute sono anche dei client Ceph che hanno privilegi di sola lettura sui volumi. Il client è RBD. Questi comandi comunque li ritrovate sulle slide. Ci sono tutti sulle slide. Quindi viene creato un utente Nova, che si chiama Nova Compute, che ha accesso al pool CinderCeph in sola lettura, quindi possiamo fare ls, e qua vediamo che ci sono tre volumi che corrispondono presumibilmente al volume di sistema delle altre due macchine che sono state fatte su volume, ricordate che ci sono tre macchine in tutto, e al volume secondario di questa macchina qua, montato sulla macchina che stiamo studiando. E dovrebbe essere quella che inizia con... eccolo, 611. Quindi questo qua è il volume della macchina, il volume secondario montato sulla macchina. E sempre dal Nova Compute possiamo anche accedere al pool glance, sempre in sola lettura. E qua abbiamo due volumi che corrispondono alle due immagini che sono state caricate sulla nostra piattaforma. Uno è una Cirrus e l'altro è una Ubuntu 18, se non sbaglio. E ok, quindi con RBD, poi l'ultimo seminario che per ragioni di disponibilità di Fulvio, che ha un sacco di altre cose da fare, è stato spostato un po' più avanti rispetto a quanto preventivato, quindi sarà verso fine marzo, inizio aprile, e sarà però il webinar su Ceph, quindi lasciamo a questo seminario che vi invitiamo a seguire per avere tutte le informazioni che riguardano Ceph. A questo punto, se vi state chiedendo come è stato fatto questa configurazione, quindi come è stato dato l'accesso al Nova Compute verso il cluster Ceph, ovviamente ha fatto tutto automaticamente giù tramite i 3 o 4 parametri di configurazione che abbiamo dato ai vari charm e alle relazioni che sono state definite nel bundle. Spero che tutti questi... queste parole bundle, charm, siano già note dai webinar precedenti. La configurazione è su questa directory etc/ceph, e qua vedete tutto. Se avete già visto qualcosa di Ceph, dovrebbero esservi note, la configurazione di Ceph, qua troverete i mon, l'indirizzo dei monitor, le varie credenziali, i file di credenziali che si chiamano keyring, dei vari utenti definiti sul cluster Ceph. E direi che se vuoi aggiungere qualcosa tu, Alex, altrimenti... No, ti ringrazio, è veramente tutto, e chiederei invece a Eleonora di mandare la seconda domanda sullo storage che abbiamo, e quella dopo. Sì, così vediamo un attimo invece i nostri ascoltatori più... avanzati, che tipo di backend utilizzano per lo storage stesso. Intanto che rispondete, noi direi che oggi non siamo neanche troppo in ritardo, no? Non siamo tanto. Allora, quindi questi erano i comandi, questi che vedete sulla slide, erano i comandi, il riassunto dei comandi che un po' ha utilizzato Alberto, e aspettiamo un altro po' che Eleonora, che ci votate un po' la domanda, e vediamo un attimo che tipo di backend avete utilizzato, se avete mai installato un OpenStack. Giusto? Ok, allora vedo che più o meno LVM e Ceph se la contendono.
come è ovvio che sia in qualche modo. Bene, molto bene. Quindi vabbè, dovreste essere probabilmente più esperti di noi e procederei con la parte di networking. Allora, la parte di networking è il nostro amato Neutron, che forse è la parte più complessa e più affascinante di tutto il mondo OpenStack. Io sono affezionato a questa foto perché un po' riassume, secondo me, il mondo di Neutron, che fa da una parte i binari e da una parte, no, il trasporto di tutta l'informazione fra i vari componenti. E ovviamente, per tenervi sempre molto attivi, ho qualche altra domanda che chiederei di attivare le prossime due ad Eleonora su Mentimeter, sulla vostra conoscenza di Network Function Virtualization di OpenBlue Switch, che è un oggetto che dentro Neutron, fra poco vedremo, si usa piuttosto intensamente. E vorrei anche sapere se qualcuno di voi ha già pratica di configurazione del networking di OpenStack, che magari è utile per seguire più facilmente tutta la nostra chiacchierata. Allora, eravamo rimasti che il nostro Nova Compute aveva chiesto l'Imaginer Glance, il disco a Cinder. Chiaramente, per far funzionare una macchina virtuale, gli serve di fare il setup della parte di rete. E quindi quello che semplicemente viene richiesto al networking è un indirizzo IP, il gateway, insomma, tutti i parametri di rete. E quello che succede in realtà nel back-end, sotto, diciamo, sia sul nodo di computer che sul nodo di Neutron, lo vediamo fra un attimo. Prima vorrei ricordarvi i tipi di network che ci sono. Allora, nel mondo OpenStack, diciamo, ci sono cinque tipi di network, di cinque tipologie di network. Allora, quella che più o meno noi chiamiamo la network locale, la possiamo pensare come una rete che non è routata, che è un termine terribile, ma non saprei come altro dirlo, che non è routata verso l'esterno, quindi è sufficiente, se vogliamo fare una sperimentazione interna tra macchine virtuali nello stesso tenant, di un networking complicato a piacere, anche con n reti innestate e vari router. Ma che non abbia bisogno di uscire verso l'esterno. Una rete invece comoda per uscire verso l'esterno, comoda perché semplice soprattutto, è quella che viene chiamata rete flat, una rete piatta, quindi una rete untagged, senza un VLAN tag, che sia però mappata su una interfaccia fisica. Quello che nel mondo OpenStack, dopo vi farà vedere bene, forse, no, forse vi farà vedere Alberto, è questo mapping, il provider della network è una rete fisica, mentre il provider della tenant network non esiste, non c'è, non ha bisogno di un provider. Il nostro setup, quello di produzione, in realtà, proprio perché fino ad ora fortunatamente non è così complesso, tra virgolette complesso, usa questo tipo di networking. Lo stesso si potrebbe fare se il setup richiedesse una complessità un po' più ampia, soprattutto verso l'esterno, ed è quello che abbiamo in realtà provato all'inizio di tutta questa maratona di OpenStack qualche anno fa, e poi abbiamo deciso di dismettere, è su base VLAN. Quindi ci sono delle network di tipo VLAN che, come la parola vi dice, fondamentalmente usano e sfruttano tutto quello che è le possibilità di taggare il traffico e quindi separare anche i traffici esterni. E sottolineo esterni perché fra poco vi facciamo vedere come all'interno in realtà di OpenStack il traffico dei tenant è già separato attraverso VLAN, anche se non, diciamo, l'utente non se ne rende conto, non è visibile all'utente. Spesso neanche l'amministratore ha bisogno troppo di rendersene conto. E c'è un altro tipo di rete che è la parte di overlay, che fra un secondo vi faccio vedere in un grafico, così cominciamo a mettere i pezzi dove vanno.
La parte di overlay fondamentalmente è quella che serve per far comunicare i compute fra di loro, cioè le macchine virtuali che risiedono sui compute fra di loro, e con, il nodo di, con i nodi di network, uno o più, gateway verso l'esterno. E sono tipicamente o tunnel grey o VXLAN. Questo insomma è un po' tutto lo zoo del networking. Allora, di che cosa stiamo parlando? Fondamentalmente il grafico qui a sinistra vi fa vedere come vengono collegati nel momento in cui si crea la prima macchina virtuale, fondamentalmente, un nodo compute e un nodo network. Allora, l'istanza è... io qui non ho un... Non ho forse la possibilità, forse sì, di avere un puntatore. Datemi un attimo. Allora... Un puntatore. Il mio regno per un puntatore. Eccolo. Allora, Albe, mi confermi che si vede il puntatore? Perché io adesso non vedo lo schermo di StreamYard. Si vede, Alex. Grazie. Allora, partiamo dall'istanza. L'istanza, fondamentalmente, se vi ricordate il webinar di Alberto di OpenStack utente, o comunque se avete utilizzato OpenStack, sapete che la prima cosa che settate nell'ambito network di un'istanza sono i security group. Lo rivedremo in realtà oggi, quindi non c'è problema anche se non ve lo ricordate. Quindi l'istanza, il suo traffico, dopo essere passato per i suoi security group, che di fatto sono delle IP tables sul nodo compute, entra in uno switch, OpenVSwitch, switch, in un virtual switch, dove ci sono principalmente due bridge, un bridge di integrazione e un bridge di tunneling per la parte di overlay. Quindi c'è un tunnel grey per ogni compute e per ogni... cioè per ogni compute ha un tunnel grey verso tutti gli altri compute e un tunnel grey verso il nodo di, i nodi di gateway. Nel senso che nella nostra installazione di produzione ovviamente ci sono più di un gateway, in questo caso, in questo clusterino c'è un solo gateway, comunque tutti i gateway, in modo che il traffico possa uscire da qualunque gateway, hanno un tunnel grey che li unisce attraverso un'interfaccia che è collegata di nuovo, dopo vediamo qualche dettaglio in più ancora, ad un ulteriore switch virtuale, un altro OpenVSwitch switch, che ha una complessità leggermente più grande di quello del compute, ovvero ha sempre un tunnel bridge e un integration bridge, però a differenza del compute ha un ulteriore bridge che è quello che lo collega verso l'esterno, attraverso un'interfaccia fisica, da qui il providing del networking, verso l'esterno. Che cosa c'è all'interno dell'integration bridge? Fondamentalmente che cosa fa l'integration bridge? Allora, c'è tutto il networking di OpenStack, quindi ci sono una serie di, in realtà, che cosa c'è all'interno del nodo network? Ci sono una serie di namespace che separano le varie tenant network fra di loro. All'interno dell'integration bridge, invece, c'è quello che sono un namespace che fa da DHCP per ogni subnet e il gateway che viene collegato verso l'external bridge. E dall'altra parte ci sono in ogni namespace le regole di source nutting e destination nutting che servono per far funzionare fondamentalmente, per indirizzare, per fare il routing del traffico verso e da una macchina che abbia un indirizzo cosiddetto un floating IP, che è un indirizzo pubblico e quindi che la rende raggiungibile dall'esterno. Questo era il diagramma fondamentalmente di quello che vi dicevo prima, cioè ogni compute è collegato con gli altri compute e con il nodo network attraverso nel nostro caso attraverso un tunnel grey, nel caso di XLAN fondamentalmente è la stessa identica cosa, solo il protocollo utilizzato nel tunnel sarà differente. E i security group, cioè le IP tables che sono nel nodo compute, si preoccupano di controllare che non ci sia spoofing, quindi che ogni VM attraverso il suo Mac sia collegata alla sua interfaccia, alla corretta interfaccia virtuale, a quella che gli è stata assegnata, non neanche all'interno dello stesso tenant,
cioè all'interno dello stesso compute ci possa essere una macchina che possa fare spoofing dell'altra. E che altro? E direi più o meno abbiamo detto tutto. Io non so se fare, forse facciamo prima un pezzettino di demo e poi torniamo sui dettagli, oppure viceversa, questo dimmi tu. Allora. Alex, ci sono un paio di domande su Menti, possiamo magari, okay, sullo storage. Sì, guardiamole, grazie. Ah, è giusto, e vediamo anche la risposta esatta. Quindi NFV o VS, poca, nessuna, li uso. C'è qualcuno che li usa, quello che li usa, se non ha niente da fare, vuole venire a lavorare a Gar, va benissimo. Secondo me è Matteo. Eh sì, suppongo pure io che già lavoro in Gar. Va bene, allora, quindi quali sono le domande? Hai mai configurato il networking di OpenStack? No. Ok, quindi state facendo il webinar giusto. Va bene così. Allora, lo storage ephemeral viene perso quando la VM viene spenta oppure cancellata? Allora, lo storage ephemeral viene perso quando viene cancellata la VM. Per questo il ciclo di vita è quello della VM proprio. Ed è importante che sia così per non sprecare storage in realtà. Come si fa a usare la CLI quando l'autenticazione è via Google? Questa è un'ottima domanda che va fatta però, secondo me, più a Google che a noi. Il trucco che noi abbiamo usato è quello di aggiungere una password. No, no, Alex, in realtà abbiamo spiegato nel webinar primo, nel primo webinar, giusto, potente, giusto, perché usiamo le application credential. Giusto, giustissimo, è vero. Sì, vi rimandiamo al primo webinar. Webinar, in sostanza è una funzionalità abbastanza recente di OpenStack, recente diciamo in termini di ere geologico OpenStack, un paio di release fa, un paio di anni, diciamo. E, sì, è la possibilità di creare dei token temporanei e anche di poter dare, sui quali si possono anche dare, si può dare anche una durata, quindi l'utente può decidere quanto dura l'application credential, viene generato un set di variabili d'ambiente che l'utente si può scaricare sulla sua CLI e usare la CLI come con credenziali classiche, quindi con username e password. O via Google o via quello che sia, in realtà. Quindi sì, allora, in sostanza l'utente si logga sulla dashboard come vuole, con le credenziali di Google e poi va su application credential e si scarica l'RC dell'application credential e va sul client, quindi il workflow è quello. Diciamo, per chiudere, fondamentalmente è lo stesso meccanismo che normalmente il servizio fa, se vi ricordate, il meccanismo di token, con un token che fisicamente voi vi scaricate sul vostro client e che soprattutto, diciamo, a questo punto qualcuno direbbe, no? E dove sta la sicurezza? La sicurezza sta nel fatto che è revocabile ed è autogenerato. Quindi nel momento in cui ci fosse una violazione di quel client è revocabile a monte attraverso appunto la dashboard. Ok, quindi posso usare OpenStack sopra VMware vSphere? Beh, come noi stiamo facendo OpenStack sopra macchine virtuali, qualunque provider di macchine virtuali può essere il substrato su cui mettere un OpenStack, direi. Per un cluster a 3 nodi, consigliate OpenStack, sviluppi futuri di OpenStack e Kubernetes. Allora, per un cluster a 3 nodi dipende anche un po' dai nodi e dal caso d'uso. Nel senso, se io posso immaginare che un cluster a 3 nodi sia, insomma, un oggetto piuttosto piccolo dove c'è bisogno di fare delle macchine virtuali per uso di un tenant, cioè di un piccolo gruppo di ricercatori, forse mi sentirei di sconsigliarlo, a meno che non ci siano particolari esigenze di testare architetture di rete virtuale molto complicate. Non so, Alberto, questo è un po', diciamo, un'opinione. Sì, sono d'accordo. Quello che posso dire è che sì, se i nodi sono invece, diciamo, molto performanti, hanno un sacco di CPU, un sacco di RAM, a questo punto sì, si potrebbe sfruttare anche anche utilizzando container per separare la parte di compute dalla parte di control plane,
per sfruttare tutti e tre i nodi al massimo anche come, come computer, quindi praticamente tutte le CPU potrebbero essere utilizzate. Già, fammi aggiungere, quando hai detto container, per evitare fraintendimenti, questa è una cosa che noi facciamo in produzione, perché insomma veniamo da vecchia scuola che deve usare tutte le risorse possibili e non sprecare mai niente. Container Linux. Noi abbiamo tutta la nostra installazione, tranne la parte di Neutron, su container Linux, che fondamentalmente sono un namespace su container Linux non limitati, fra l'altro, quindi di amministratori. Quindi che possono allargarsi su tutto l'hardware e hanno un namespace sul quale fare la parte di networking. Allora, sulla domanda sviluppi futuri tra OpenStack e Kubernetes, possiamo magari anche rispondere sul forum se... Sì, possiamo rispondere sul forum, diciamo, potrebbe essere un po' ampia come domanda. Sì, infatti, per quello. Adesso non mi sentirei di aprire il capitolo. Quello che possiamo dire è che almeno noi GAR, che abbiamo anche un'installazione Kubernetes su Bare Metal, stiamo migrando la nostra container platform per elasticità proprio sulla piattaforma OpenStack. Quindi stiamo facendo un ulteriore stack, un ulteriore livello, che sarà una o più container platform, quindi uno o più installazioni di Kubernetes a seconda dei casi d'uso che ci vengono chiesti, e questo anche in direzione dei casi d'uso che ci sono stati chiesti, in modo tale da poter offrire agli utenti sia un namespace, quindi l'equivalente di un progetto su cui istanziare container, o un cluster intero Kubernetes. Ne approfitto per invitarvi al prossimo webinar, tra 2 settimane, che sarà proprio su Kubernetes Admin. Ci sarà anche te magari tempo di rispondere a questa domanda o di illustrarla meglio. Allora, durante la live migration, il volume surf all'interno del quale immagino ci fosse l'immagine della VM non è stato spostato? E questo è il trucco in realtà. No, nel senso, il volume surf non ha nessun bisogno di essere spostato, perché già è distribuito su tutti i vari OSD che surf gestisce, quindi semplicemente viene staccato e riattaccato. Viene presentato sull'altro computer. Invece nel caso di immagini effemera, di macchine su disco ephemeral che sta sul computer, quindi il file disk che avete visto prima, in questo caso non è possibile fare una migrazione live. Esatto. E in più, se il computer dovesse avere problemi e fosse necessario un evacuate, che è un altro comando che sposta tutte le macchine virtuali presenti sul computer su un altro computer, e non funziona sulle macchine ephemeral di quel tipo, purtroppo, perché... Se il computer non è raggiunto, in sostanza l'evacuate è uno spostamento di tutti i dati della macchina virtuale su un altro computer. Nel caso di Ceph è possibile, nel caso di volume su Ceph è possibile, perché semplicemente quello che si ha è un puntatore al volume che sta da un'altra parte, e nel caso invece di macchine ephemeral con disco, con backend su computer, non è possibile spostarlo. Diciamo, sono tutti le informazioni che sono contenute nei database. Quindi nel momento in cui, appunto, i dati sono su un volume che muore, e alla morte del computer quei dati vanno persi. Questo era un po' per chiudere anche sulla nota che cercavamo di farvi con Alberto sulla ridondanza, anche nel caso di dischi ephemeral, di preoccuparsi della ridondanza di dove vengono poggiati. Quindi, potrei far girare OpenStack su container LXC anche su un singolo server? Ni. Allora, non è possibile fare un namespace dentro un namespace. Quindi, posso far girare tutto tranne la parte di Neutron. Però, proprio perché la parte di Neutron è un singolo server, io metterei Neutron sulla parte fisica e farei tutti i container. Tutto il resto su LXC. Quindi sì, la risposta è sì. Cosa che tra l'altro abbiamo anche fatto. Sì, figuriamoci. Come fate lo storage sottostante? Lo spiegate la prossima volta? No, lo spieghiamo... lo storage sottostante, sì, lo spieghiamo al seminario di Ceph, come ha detto Alberto già, direi, no? Sì. Si può impostare che per default tutti i dischi, sia ephemeral che altri, vadano su Ceph e niente in locale? Sì. Sì. È quello che avevamo cercato di... È un parametro di configurazione di Juju, tra l'altro. Tra l'altro, col sistema di automation è banale.
Allora, con solo tre nodi, di nuovo, conviene usare Proxmox invece che OpenStack, e questo io, ripeto, è un po', a parte sarebbe una questione di gusti, però è un po' dipende dal caso d'uso, nel senso se poi la necessità è usare, è avere networking virtuale particolarmente complesso o conoscere OpenStack, riuscire a gestire un Juju, il Chef Rados Gateway come object storage di OpenStack. Sì, aspetta, come object storage che vuol dire gestire? Sì. Sì, è la cosa che facciamo sul nostro cluster di produzione. Usiamo Ceph Rados Gateway come emulatore di Swift. Sì, l'emulazione non è completissima, però fondamentalmente funziona benissimo Funziona, sì. e teniamo separati i due pull. E credo che questo. Sì, diciamo, il motivo per cui abbiamo usato Ceph Rados Gateway è che avevamo già Ceph e quindi avevamo già un sistema di storage e abbiamo scelto Ceph Rados Gateway invece di Swift. Argomento decisamente complesso, non so a che si riferisce, però decisamente interessante, io direi. Spesso nella complessità c'è anche la bellezza. Allora, hai mai configurato il networking di OpenStack? No, ok. E allora, magari prima non so, Albe, vogliamo. C'è Eleonora che forse vuole dire qualcosa, no? Sì? In realtà sì, scusate l'interruzione, ma c'era una domanda sul formato delle slide che io ho passato avanti non perché non volessimo rispondere, ma c'era un utente che ha avuto problemi a scaricare i materiali didattici, provvederemo a che questo problema non si verifichi ulteriormente. Grazie. Però se mi posso permettere, io la salverei così com'è e la utilizzerei in digitale, perché secondo me funziona meglio, perché si riesce a copiare, incollare. Se ce l'hai su carta, poi boh, fare soprattutto digitare quei comandi strani diventa più faticoso. E poi almeno sprechiamo una carta. Comunque dicevo, networking. Allora, più o meno questo era lo schema a grandi linee. Forse farei prima la demo e poi ritornerei su, o forse viceversa, non lo so. Non lo so, allora abbiamo ancora mezz'ora, non vorrei, cioè, cerchiamo di farla almeno questa volta, diciamo, un po' in dettaglio il networking. Allora, facciamo Ah, un attimo. facciamo così, io farei così, allora, visto che stavamo pensando in questa demo, di nuovo, torniamo per un attimo, mettiamoci il cappello di utente, e proviamo a fare una rete e un router, tra l'altro una cosa che non avevamo fatto vedere nei corsi precedenti, quindi può essere anche interessante per chi non l'ha mai fatto. Allora, E facciamo. magari intanto che poi creiamo la macchina virtuale su cui poi faremo le prove, le ultime Diciamo prove, che magari ok, poi facciamo un'ultima parte anche di. va Ok, benissimo. quindi Allora, passiamo al facciamo prima la mio demo, schermo. mettiamo lo schermo di Alberto. E intanto torniamo, mi riprendo. Ops, eccolo qua. Vedete, sì. Torniamo sulla nostra cara dashboard. Siamo sempre il nostro utente user normalissimo e proviamo a fare una rete privata. Noi abbiamo già fatto una rete precedentemente, proviamo a fare un'altra. La nostra rete privata si chiama ProjectNet 10.10.10.0/24. Proviamo a fare un'altra e proviamo ad attaccare un router e per far uscire, come si dice in gergo, la rete alle macchine, diciamo, all'esterno. Come la chiamiamo? Chiamiamola Project Net2, fantasia proprio, anzi, webinar. Chiamiamola webinar così non abbiamo troppi indici. Ok, next, subnet name la chiamiamo webinar. Sub, ogni diciamo, la rete, la network è un contenitore di subnet. Dentro al campo subnet viene specificato l'indirizzo della rete, che possiamo inventarci perché è una rete assolutamente privata, 30.30.30.0/24. Il gateway è opzionale, se non si mette viene preso il primo IP della rete. Vai, mettiamolo. 30.30.30.1, questo sarà il gateway. E
della rete privata. L'ultimo campo, l'ultimo box, sono, vediamo, abbiamo la possibilità di abilitare o non abilitare DHCP, visto che su questa rete vogliamo fare delle macchine, abilitiamo il DHCP. Allocation pool, scegliamo dal punto 2 in avanti, perché il punto 1 è il gateway. In 30, 30, 30, possiamo mettere anche 200, diciamo, dipende cosa vogliamo fare, fino a 254. Il name server, solito name server di Google, e basta, lo struts lo lasciamo vuoto, e in pochi secondi viene creata la nuova rete. E facciamo, a questo punto, il router. Ne abbiamo già uno, ne creiamo un altro, lo chiamiamo webinar. Scegliamo la rete esterna, ci fa scegliere la rete esterna su cui attaccare il router, o si può fare anche in un secondo momento, però in questo modo il router viene già agganciato alla rete esterna. Clicchiamo su Create. Ok, abbiamo il nostro router collegato alla rete esterna. Clicchiamo sopra, ci mostra qualche informazione e in particolare l'IP del router. L'IP sulla rete esterna, e questa è una cosa che possiamo già verificare che funzioni, perché se proviamo ad andare su una shell e fare ping, ok, non abbiamo problemi, diciamo, a raggiungere il router sta pingando. L'ultimo step è quello di attaccare il router alla rete privata che abbiamo creato in questo momento. Per questa cosa andiamo su interfaces. Naturalmente tutto quello che sto facendo su dashboard può essere anche fatto su client, però per semplicità restiamo qua. Selezioniamo la subnet, la nostra webinar, l'IP address è optional, lo rimettiamo per completezza, comunque è 30.30.30.1. Clicchiamo su subnet. E dovremmo aver completato lo status, è ancora down, ma in pochi secondi dovrebbe essere up. Vediamo su network topology, dove abbiamo uno schema un po' più carino di quello che è successo. Ok, abbiamo il nostro router webinar che è collegato alla rete esterna floating IP e alla rete privata nuova webinar, e l'altro router che era già stato fatto precedentemente, che collega la Project Net alla Floating IP, su cui ci sono già due istanze. Allora, adesso facciamo ancora un'altra macchina. La facciamo partire e poi intanto che parte, magari facciamo l'ultima parte delle ultime slide. Allora, istanza che la chiamiamo Webinar. Il sorgente è, facciamo una Ubuntu. Ok, lasciamo tutto così com'è. Flavor Tiny, va benissimo. La network, scegliamo la nostra webinar. E basta, tutto il resto, il security group dovrebbero essere, mette automaticamente il default. Key pair, c'è una chiave webinar che non ricordo neanche dove ho messo la parte privata. Comunque non dovremo accedere, credo, quindi va benissimo così. Ok, la macchina è partita. A questo punto, Alex, vuoi intervenire mentre sì, allora, dovremmo fare uno switch in più di schermo? Eccolo qua. Ok, intanto io mi preparo. Questo è uno schema che più o meno include tutto il networking che sta avvenendo sotto, e all'inizio spaventa. Invece se cercate di starci dietro, vedrete che è più semplice di quello che sembra. Allora, quindi abbiamo detto, noi abbiamo creato, il puntatore aiuta in questo caso, una macchina virtuale. Questa macchina, che cosa è successo all'interno del computer? Allora, la macchina virtuale ha una virtual interface, una TAP fondamentalmente, una virtual interface. Abbiamo detto che all'interno del computer c'è un virtual switch, un OpenVU switch, uno switch virtuale OpenVU switch, che però per una stranezza in realtà la TAP non si può attaccare direttamente a quello switch virtuale, quindi questa parte qui è accessoria solamente ad attaccare la virtual interface allo switch virtuale, ovvero è
un bridge Linux e un'ulteriore coppia di interfacce virtuali, che volendo, diciamo, poi vi diamo i comandi per andarvele a cercare nel Neutron. Allora, la QVB è quella del bridge, è quella attaccata al bridge, e QVO è quella attaccata all'OpenVSwitch. Allora, perché tutto questo? Perché all'interno del bridge di integrazione, quello che succede è che tutte le macchine virtuali che appartengono allo stesso tenant hanno il traffico, il loro traffico viene taggato con lo stesso VLAN ID e così via. Quindi all'interno, se andate a guardare i flussi di OpenFlow che stanno all'interno dello switch, vedrete che viene semplicemente il traffico in ingresso, che fa questo giro, viene taggato. I due bridge, abbiamo detto, il bridge di integrazione e il bridge di tunneling, insomma, di overlay, sono collegati con due interfacce sempre ovviamente virtuali, che sono queste che hanno un nome specifico, quindi sono riconoscibili facilmente. E all'interno del bridge di tunneling il VLAN ID viene rimosso e viene semplicemente sostituito da un ID che è quello del l'ID grey, fondamentalmente l'ID del tunnel grey, che però è al contrario uno per ogni macchina, quindi uno per computer. Il traffico arriva sul nodo di networking, entra sempre dalle interfacce fisiche, bondate o meno, insomma, aggregate o meno che siano. All'interno del bridge di integrazione viene di nuovo taggato il traffico con lo stesso VLAN ID che lo separa per tenant network, e quello che va fatto vedere Alberto succede al creare della rete virtuale del router, succede qui, fondamentalmente coordinato dall'L3 agent, quindi viene creato un'interfaccia virtuale, diciamo, QR con un ID e un'interfaccia virtuale QG con un ID, che sono appunto, che corrispondono per ogni router alle interfacce del gateway. E questo piccolo quadrato che vedete lateralmente, in realtà sono delle ulteriori interfacce virtuali che corrispondono alle interfacce del DHCP, entrambi in due namespace separati che vengono creati per ogni network. Dopodiché, fondamentalmente, nel bridge che porta verso l'esterno, il VLAN ID viene strippato, viene eliminato, e in funzione del tipo di networking che avrete configurato sull'interfaccia esterna, verranno o aggiunta un ulteriore VLAN ID, oppure semplicemente lasciato il traffico untagged, come nel nostro caso, e spedito verso l'esterno. Questo più o meno è quello che succede. Nella slide successiva io vi ho riassunto qualche comando che vi serve per fare un po' di dive all'interno del computer e all'interno del Neutron Gateway. Abbiamo deciso di non farlo come una serie di comandi compulsivi sulla shell, perché secondo me, non, insomma, ne abbiamo parlato stamattina con Alberto, secondo noi non aggiunge ma crea un sacco di confusione, mentre quello schema più visivo poteva un po' aiutarvi. E qui finisce fondamentalmente, cioè una volta che il networking è settato, la macchina è up and running e auspicabilmente l'utente è felice. Ora, c'è una domanda che vorrei che Eleonora mi girasse su menti, che è appunto se avete intenzione di installare una regione OpenStack. Esatto. Allora, non ci sono molte risposte. Allora, dirò una cosa che farà rispondere tutti no. Se avete intenzione, noi vi facciamo una sorta di bignami della federazione OpenStack, altrimenti quella parte la saltiamo. Adesso ci sarà un'impennata di no. No, invece no. Ok, allora, facciamo allora un piccolo recap prima e poi spendiamo veramente due parole su che cosa vuol dire federarsi. E ripassiamo le slide. Ok, grazie.
Quindi, diciamo, qui più o meno finisce il nostro viaggio amministrativo sui vari componenti di OpenStack. Quindi, il Keystone è tutta la parte di identità e di autorizzazione. Nova fa da motore, quindi inizializza e fa tutto il provisioning chiamando tutti gli altri servizi e salvando man mano attraverso lo scheduler gli stati di tutto il sistema, quindi contiene e salva gli stati di tutte le macchine virtuali. E questo, per riallacciarmi a una domanda che era stata fatta, l'evacuate che diceva Alberto può essere fatto nel momento in cui un computer si rompe, nel senso non si accende più, anzi può essere fatto solo se il computer è spento e se lo storage sottostante è in qualche modo stato configurato per insistere su Ceph o su uno storage comunque esterno al computer stesso, tutti i dati che sono nel database di Nova sono sufficienti a ripristinare tutte le macchine virtuali, quindi tutto il workload di OpenStack. Questa è una cosa per me, cioè per noi, che insomma, meravigliosa. La stessa cosa, in realtà, per tutto quello che concerne i virtual router, i DHCP, tutto il networking, funziona allo stesso modo. Tutti gli stati sono salvati nei database, c'è la possibilità di mettere in HI, insomma, c'è la possibilità di fare tutto quello che fareste normalmente per un'infrastruttura di rete, e con il bonus, tra virgolette, che essendo tutto virtualizzato è possibile ripristinarlo anche in caso di colpa. Chiaramente nei limiti, insomma, cioè i database vanno pensati in HA, noi abbiamo tutti i database clusterizzati, eccetera, eccetera. Chiaro. Backuppati giornalmente. Sì, just in case. Però, insomma, diciamo, con un minimo, con grano sale, se dire, un mio vecchio professore all'università, si riesce a fare questa cosa che è quasi magica. E sappiamo oggi che Cinder fa il provisioning di tutto quello che è lo storage a blocchi. Abbiamo più o meno capito la semplicità di Glance nel gestire le immagini virtuali, che Swift o Rados Gateway, insomma, la versione implementata di Rados Gateway si occupa di tutto quello che è l'object storage. Su Swift ci si può appoggiare anche Glance all'occorrenza e basta, cioè è che le VM vengono in qualche modo, come tutte le VM del mondo, semplicemente create attraverso un network che risiede sul computer. Allora, bignami di federazione, cosa intendiamo noi, come abbiamo fatto la federazione a garra? L'abbiamo fatta nella maniera più semplice possibile, perché le cose semplici in genere fortunatamente tendono a funzionare un po' più a lungo. Quindi è una federazione lasca, è una federazione di identità. In più, quello che abbiamo cercato di costruire è stato una reference architecture, cioè tutti gli anni che noi abbiamo speso per trovare un sistema di automazione che funzionasse, per trovare i meccanismi di HA, eccetera, eccetera. A un certo punto abbiamo cominciato ad appuntarcelo, l'abbiamo messo in una reference architecture, l'abbiamo messo in una ricetta, un bundle di Juju, e l'abbiamo messo a disposizione per tutti quelli che, invece di perdere tutto il tempo che abbiamo perso noi, partono direttamente da quello che è il punto di partenza comune delle comunità della ricerca in Italia. Quindi, nel momento in cui un istituto di ricerca, chiunque insomma voglia fare una regione alla GAR, tra virgolette, che vuol dire una regione di open start con l'automazione MAS e Juju, si ritrova a disposizione tutta la reference architecture, tutta un po' la conoscenza che abbiamo acquisito, più che altro che abbiamo un po' scavato in questi anni. Per federarsi con GAR, fondamentalmente basta farlo attraverso il Keystone. Quindi il vostro Keystone diventa il nostro Keystone, cioè diventa una regione all'interno, un blocco di policy all'interno del nostro Keystone, e gli utenti, invece di registrarsi attraverso un sistema di registrazione che mettete su voi, lo fanno attraverso quello che abbiamo già messo su voi. Quindi questo era un po' il riassunto di come si fa a fare il joining della federazione, di cui ho parlato. E questo è quello su cui stiamo ancora finendo di lavorare, che è, risponde a una delle domande che dal vivo almeno ci hanno fatto sempre. Sì, ok, io mi federo, che succede al mio hardware, che succede a tutto quello che
che ho messo a disposizione. In realtà non hai messo a disposizione niente, cioè c'è un meccanismo di delega amministrativa, quindi l'unica cosa che il GAR amministrerà sarà l'identità. Dopodiché ci sarà un amministratore della regione, della cloud locale, all'istituto, all'università o quello che sia, che farà esattamente quello che farebbe un data center fisico, quindi lo affetta e assegna le quote, ne gestisce, ne accende e spegne l'hardware o lo aggiunge e toglie, fa il setup del networking, assegna dei virtual data center ai progetti di ricerca e così via. Cioè quello che fareste avendo una sola installazione di contatto. La domanda adesso verrebbe spontanea, come direbbe qualcuno, perché che vantaggio c'ho a federarmi? Allora, il vantaggio è quello che si ha con i grandi numeri, nel senso, noi abbiamo visto che avendo più di una regione, il per esempio fare la maintenance in una regione oppure affrontare un downtime inaspettato, un problema in una regione, vuol dire non avere una cloud completamente down, quindi poter spostare il workload di macchine virtuali da una regione all'altra con un po' di attività, chiaramente non in maniera trasparente, anche questo ci stiamo lavorando sul lato di Kubernetes. E così via, nel senso, a fare offload di un picco di calcolo necessario per un'analisi urgente o inaspettata, avere lo stesso modello in qualche modo, lo stesso tipo di architettura, quindi compatibilità tra regioni, tante più regioni ci sono, tanto più è facile trovare posto libero e chiedere all'amministratore di quella regione una fetta di risorse per un periodo limitato. Queste sono un po' ovvi vantaggi dell'avere un'architettura condivisa e federata. Non so se Alberto vuoi aggiungere qualcosa. Allora, ci sono alcune domande ancora di Mentimeter e visto che manca un quarto d'ora non so se fare vedere due cose ancora di demo di networking e poi le domande, oppure magari prima le domande e poi se c'è tempo... facciamo vedere ancora queste cose che comunque sono, visto che ne hai parlato, vedere che esistono veramente può essere. Facciamo prima le domande. Scusa, ma poi come si fa a raggiungere una OM a network 30x? Giusto, dovremmo averlo mostrato, no? Sì, allora dal punto di vista dell'utente è assolutamente trasparente, è un click sulla scelta della rete durante la creazione dell'istanza. Poi Neutron si occupa del lavoro sporco, ovvero quello di creare le porte virtuali sulla VM, di attaccarle ai vari bridge che vi ha accennato prima Alex e far partire poi il networking. Questo sono... E la complessità è tanta, come avete visto prima. Se avessimo magari un giorno di tempo potremmo farvi vedere tutto nei dettagli, però magari se in 5 minuti potremmo mostrarvi quello che una piccola parte di quello che... Diciamo, per chiudere un attimo quello che ha detto Alberto, e forse ho dimenticato io invece prima di dire, e tutta la parte di routing è fondamentalmente delegata a NetFilter, quindi sono delle IP tables che sono nel namespace del router, che fanno destination NAT e source NAT, e delle IP tables che sono nell'unico namespace del compute, dove c'è la parte di filtering che avrete visto sicuramente nel tutorial, quindi quando aprite una porta fondamentalmente dalla dashboard di OpenStack o dalla GLI di una macchina virtuale, viene inserita una regola nella tabella di NetFilter che permette il traffico su quella porta attraverso tutta la catena di switch virtuali che sono stati un po' visti prima. Se ci sono altre domande, le guardiamo. Se un paio ce ne sono. Ok, Ele? C'è qualche gotcha di cui tenere conto o qualche facilitazione nel fare prove con quello che abbiamo visto nel webinar con Focal Fossa rispetto a Bionic? Allora, Focal che è release, eh? La Bionic è la 18, la 20?
Google Fonts è la 20. È la 20? Allora, allora ce l'abbiamo sulla cloud. Se... Noi abbiamo le principali release di Ubuntu sulla nostra cloud di produzione e quindi se volete chiedere un account di prova, cosiddetto demo, basta che facciate la registrazione, quindi da CloudGarit, andate sulla, c'è un link sulla dashboard vedete un link register, vi registrate e noi vi diamo, mettiamo a disposizione un progettino con risorse limitate su cui però potete fare tutto nei limiti appunto delle quote. E comunque mi verrebbe da dire, fondamentalmente no, non ci sono reali, almeno a questo punto, non ci sono reali facilitazioni né reali problematiche legate a una più che all'altra distribuzione. Cioè, funziona sia su Ubuntu 18 che su Ubuntu 20, quello che abbiamo fatto vedere. Poi, invece, dal punto di vista dell'amministratore, tra un paio di release noi dovremmo passare a Ubuntu 20, quindi sarà, diciamo, sarà un altro... Ubuntu è il principale developer, la comunità di Ubuntu è il principale developer delle release di OpenStack e hanno fatto una sorta di accordo, nel senso, per ogni release che uscirà di sistema operativo sarà legata una release di OpenStack. Quindi... diciamo il matching è da fare fra la release di Ubuntu e la release di OpenStack che volete testare, se volete testare quello. Altrimenti semplicemente i comandi questi qui sono, insomma, abbastanza, direi, non voglio essere, però elementari da funzionare tanto su Ubuntu 16 quanto su Ubuntu 20. Sì. Claudio, dalla regia ci suggerisce che la domanda è se funziona tutto il webinar sulla 20.04, direi sì. Di sì. Sì. È quello che abbiamo detto. Uh-huh. Allora, per federarsi quali sono i requisiti? Che tipo di ente bisogna essere? Pubblico, privato? Altri requisiti tecnici legali? Allora, questo, diciamo, io sono la persona meno indicata per rispondere. Non so se tu, Albe... Per federarsi direi che bisogna far parte della comunità GAR, quindi sì, essere degli enti di ricerca... E università, sì. Requisiti tecnici direi, allora, almeno avere qualche macchina, non le tre macchine della domanda precedente, forse un po' poco per... No, requisiti tecnici glieli sappiamo dare, requisiti amministrativi sono quelli che mi preoccupano. Sì, sì, forse... è meglio rispondere offline, quindi se ci mandate la domanda o via email a cloud-support oppure tramite forum, noi possiamo dare risposte più esaurienti. Informarci e dare una risposta anche sulla parte amministrativa. Dal punto di vista tecnico, diciamo, un mini data center di qualche tipo, insomma. Collegato alla rete. Sì, la rete collegata serve. Se ho pochi IP disponibili, una floating IP esterna rispetto alle VM interne, cosa posso fare? Un load balancer. Buona. Come faresti con una, con, insomma, anche se ce l'avessi su una rete fisica, pochi IP, faresti un load balancer. Mi appresso. O un proxy, insomma, come lo vogliamo chiamare. Sono all'Università di Firenze, ho un account Gardemo e ho attivato una VM minimale di test. Per quanto tempo la potrò utilizzare? 6 mesi. Visto che è un utente del nostro webinar, mi sentirei di dire che se proprio gli serve per oltre i 6 mesi, che sono la durata legale della demo, ed ha un'attività molto interessante da fare, ci manda una mail e come bonus per aver seguito il webinar gli estendiamo un po' il periodo. A parte gli scherzi, no, se avete già dei progetti per cui avete bisogno di un certo numero di risorse, se ci mandate una mail con una descrizione breve del progetto, che serve più che altro per i nostri record, per la statistica, per articoli e per invitarvi poi ai nostri workshop, come si dice?
conferenze, non mi veniva la parola, vi possiamo mettere a disposizione per un tempo di 6 mesi un virtual data center con le risorse che chiedete, e estendibili tramite accordi con il vostro ente. Esatto. Ok, manderei su Mentimeter la domanda quanto sono figli i due trainer e poi saluterei l'audience se siamo in perfetto orario. Questa grande, grande gioia vedere che siamo stati un po' chiari. Ok, e insomma, i trainer se la battono fra molto forti e fortissimi. Chiaramente con la pletora di possibilità siamo molto contenti, insomma, di vedere questo risultato. Va bene. Allora, il prossimo webinar, l'ha già ricordato Alberto, lo ricordiamo di nuovo, sarà su Kubernetes lato, insomma, un po' amministrativo, ovvero cercheremo di capire che cosa c'è dietro Kubernetes, che è un altro mondo meraviglioso, molto più semplice secondo me di OpenStack, almeno dal punto di vista del networking, e poi abbiamo... 4 marzo. 4 marzo, sì, e poi la data del webinar sull'amministrazione di SEP non la ricordo, però c'è un po' più in là. Non è stata ancora stabilita una data precisa, però appena sarà possibile apriremo anche il webinar su CEF. Ok, succederà. Allora, visto che è uscita a schermo la domanda sulla parte infrastrutturale su Ubuntu OpenStack, allora... Stavo rispondendo via chat, ma fai pure. Ok, va bene. No, dai, sì. Io suggerirei, insomma, poi Alberto, dammi il tuo parere, di partire direttamente dalla 20 di Ubuntu e dalla versione di OpenStack che viene con la 20. Se non sbaglio, da Ussuri è richiesta la 20. Noi siamo ancora Stain. Io di partire con Train perché la dashboard è molto più responsive. E sicuramente, insomma, noi come best practice per la nostra infrastruttura di produzione rimaniamo volontariamente almeno una release indietro, perché quando non lo facevamo eravamo troppo pionieri e pescavamo troppi bug. Diciamo che più o meno spero di aver dato un'indicazione. Per il resto direi che tra 2 minuti abbiamo esaurito il nostro tempo, ringraziamo tutti i nostri, come si chiamano gli osservatori di un webinar, perché non sono gli ascoltatori? Partecipanti. I nostri partecipanti, grazie, e al prossimo. Per domande alle quali non abbiamo risposto, potete farle sul forum, che vi è arrivato attraverso la mail che hanno mandato le informazioni. Basta. Diamo il link a cloud.gar.it, che è il nostro portale con link alla dashboard e una knowledge base. E il portale è in aggiornamento, adesso ha un'area un po' vintage, ma stiamo lavorando anche a un aggiornamento. cloud.gar.it. Okay. Ok, salutiamo. Ciao. Alla prossima. Grazie.